Buonasera, benvenuti in questo nuovo video, sono su Tizza Red, partita online, trovate il link in descrizione, mettiamo subito a fare il potenziamento per i contadini nel castello. Oggi mi vedete con gli asiatici perché? Perché voglio portarvi un bel tutorial su come usare i ninja. Quindi vediamo subito questa strategia molto molto forte. Io di solito nelle mie lobby addirittura dico di non usarli ninja nella magia perché sono troppo troppo sbilanciati. Hanno un'abilità passiva che praticamente il primo attacco quasi è sciotta. Potete immaginarvi. Fatto il potenziamento del castello, andiamo di contadini a diritto. Perché? Perché ci servirà una forza di produzione assoluta, cioè devastante. Abbiamo bisogno di tantissimi contadini per il legno, per la pietra e per l'oro. Pace, mettiamo 15. Facciamo 15 minuti di pace perché, diciamo, è più la norma. Ormai quasi tutte le lobby hanno 15 minuti di pace, a parte se non si trova qualche coglione che vuole fare un po' di testa sua. Cosa ci serve all'inizio? Perché a differenza degli europei, che serve tanto cibo semmai e oro, a noi ci servirà tanta legna e pietra. Perché? Perché dobbiamo andare di tanti 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 castelli, quindi dovremmo costruire un botto di castelli così da avere tanta produzione poi anche di ninja. Non andiamo di caserme, quindi senza caserme non ci sarà bisogno di produrre tanto cibo, e soltanto castelli e produzione di ninja a diritto, molto molto semplice. All'inizio si parte un po' come tutti i popoli, si prende il legno, si fa qualche campo, così si può continuare a produrre contadini, e poi dopo si incomincia a prendere le risorse come la pietra e l'oro. E ora, sto cercando di parlare, di spiegarvi, quindi probabilmente mi scorderò un po' di cose che devo fare, andrò un pochino più piano, però dai, cerco di stare al massimo, di giocare al massimo e di pensare un po' a tutto. Allora, facciamo, non c'è poco bisogno di circondare tutto il castello di campi, perché tanto, come ho detto, ci serviranno solamente per la produzione dei contadini e non dei soldati. Quindi dopo che avete fatto, non so, 8 campi, 9 campi, 10 campi, potete benissimo incominciare la produzione di stone o di oro. E sì, infatti io direi ora di aspettare 200 di legna e prendere un po' di pietra, tipo questa, con questi 5 contadini. Ah, sono molto contento che il gioco viene curato e stanno facendo un sacco di aggiornamenti, stanno risolvendo parecchi bug. Ora, anche se il contadino ha la legna nel groppone e lo manda a mandare la pietra, non si bugga. Bene, bene, sono strafiero. E poi hanno diminuito la forza dei crociati. Sostanzialmente ora bisogna aspettare un tot di tempo per richiamarli, però non è niente, niente di che, cioè dà fastidio quando si cerca di attaccare molto velocemente. L'hanno nerfati parecchio, effettivamente si sente questo cambiamento, si sente particolarmente, però rimangono comunque molto forti, molto forti. Poi ha fatto bene, cioè ha fatto bene a diminuire la loro potenza perché erano devastanti anche loro. Spero lo faccia anche con i ninja, appunto. E una volta che stiamo prendendo sia la pietra sia l'oro, ne prendiamo sempre, cioè non limitatevi, pensate in grande, dovete sempre pensare in grande, non limitatevi a una miniera, due miniere da prendere, prendetene 4-5, soprattutto con gli asiatici ora all'inizio, che ci sarà bisogno di tanta produzione, di tanta pietra, mandateli contadini a raccoglierla. Uguale un po' per tutte le risorse, il castello deve stare sempre in funzione, nei primi 15 minuti di gioco il castello deve produrre finché non c'è un domani,
Questo è l'obiettivo, così che aumentate sempre di più la vostra economia, perché? Perché avete più braccianti che possano prendervi le risorse. Facciamo un ultimo campo. Qui continuiamo a prendere la pietra perché, come ho detto, ci servirà per il castello e facciamo anche il potenziamento per la pietra. Ora mi dedico completamente a legno perché servirà anche 1500 di legno per fare il castello. Infatti potevo anche un po' risparmiarmelo questo campo. Vabbè, ho sprecato semmai 200 di legno così. Io direi di prendere questi quattro contadini e fargli fare un altro po' d'oro. Ne prendo soltanto 4 perché, come ho detto, voglio implementare ancora di più la legna, perché ora intorno ai 7 minuti in realtà già dovevo fare il secondo castello e non penso di farcela entro 7 minuti. Ah, avevamo un po' d'acquetta fresca. Ah, ottimo, ottimo. Allora, i ninja costano solamente oro, quindi più si va avanti nel game e più sarà importante averlo. Più sarà importante avere i contadini che lo producano a diritto. Ok, qui sono arrivati, li mettiamo anche loro a lavorare. Quindi a questo punto abbiamo due miniere, circa 10 lavoratori a fare l'oro e circa, anzi precisamente, altri 10 lavoratori a fare la pietra. Qui a fare legna ce ne abbiamo ben 20, però in realtà ho bisogno di ancora più legna. Infatti sono 7 minuti e mi manca 400 di legna per fare un altro castello. Sono un po' in ritardo con la legna. Dobbiamo implementare qui la produzione. Facciamo il potenziamento per la legna con l'oro. Questo potenziamento qui che ho appena fatto vi permette, cioè permette ai vostri contadini di, mi sembra, trasportare 12 invece che 10. Ok, una volta che avete le risorse necessarie, boom, un altro castello. E ricordatevi, continuate a produrre contadini. Qui continuiamo a produrre anche altra pietra. Una volta che tutti e due i castelli sono pronti, altri contadini proprio a diritto, fino ad arrivare anche a un centinaio di contadini, perché l'economia è troppo importante con gli asiatici con questa strategia. Se arrivate intorno ai 100 contadini, già siete messi abbastanza bene, se no, no. Ora sto cercando un posto dove posso mandare, ma qui no. Vabbè, li manderò qui. Un posto, dicevo, dove ci sono tanti alberi intorno. Quindi mando un paio di contadini qua sopra a fargli fare le segherie. E qui intorno non ci sono proprio tanti posti dove ci sono gli alberi fitti. Qua continuiamo a produrre contadini come se non ci fosse un domani. Ok, facciamogli prendere l'oro e facciamo un altro castello, manca la legna. No, ok, ce l'abbiamo la legna. E continuiamo sempre con i contadini. Prendo un po' di loro e li mando sopra a fare la legna. E loro li faccio continuare qua. Qui incomincio a sbloccare il buddismo, che mi servirà per poi fare le ricerche per i ninja.
Ok, sto cercando un'altra miniera ancora qua sopra. Non vi preoccupate se le miniere sono lontane. Non vi preoccupate di questo fatto qui. L'importante è che produciate tante risorse. Se poi le miniere sono lontane, non importa, le difendete. Non è quello il problema, però ricordatevi sempre che l'economia è la parte più importante di ogni gioco di strategia. Ok. Qua, dopo aver fatto lo Shaolin, andiamo di Kung Fu e dopo il Kung Fu ci darà la possibilità di produrre i nostri amati ninja. Ok, io direi di fare direttamente così. Qui continuiamo a fargli produrre. Facciamo il potenziamento anche per raccogliere l'oro più velocemente. Vediamo com'è messo il nostro avversario. Ricordiamoci che siamo a 12 minuti di pace. Scusate, siamo a 12 minuti e c'è 15 minuti di pace. Facciamo un altro castello, intorno ai 15 minuti dovete avere già circa 5 castelli, ma anche l'accademia. Ora io non so bene se riuscirò a fare anche l'accademia, perché mi sa che mi manca la pietra. Infatti ora manderò loro 6, una volta che mi hanno finito il castello, a produrne altra. Perfetto. Qui. Boom, permette di produrre ninja, 500 d'oro, subito si fa, subito. Intanto facciamo gli ultimi 15 contadini, arriviamo a 115, sì, dovrebbero bastare. Quindi vedete che cazzo di produzione abbiamo, enorme, produzione di risorse enorme. Prendiamo altro oro là sopra. Qui incominciamo a fare i potenziamenti, questi due sul castello. E facciamo qualche ninja per difendere. A questo punto io direi che ci possiamo permettere anche di fare qualche campo in più. Così nel caso il nemico ci attacchi e ci abbiamo bisogno di fare qualche caserma e qualche soldato un pochino, diciamo, più debole per difendere, lo possiamo fare tranquillamente. E a questo punto facciamo anche una fattoria. Qui stiamo producendo, ricordatevi anche qua che c'è il tastino apposta per vedere i lavoratori che non stanno facendo niente, che si stanno trastullando. Ecco, dicevo, infatti, mi scordo le cose, mi ero scordato di fare la fonderia. Facciamo la fonderia. Mettiamo a produrre qualche ninja in più. Ed una volta fatta la fonderia e gli altri potenziamenti nei castelli, procediamo di accademia militare. Facciamo i potenziamenti anche nelle fonderie. E facciamo i potenziamenti sull'Accademia Militare. Guardate i potenziamenti che faccio io, sono quelli per fare i fantocci, per allenare i nostri ninja. Qui continuiamo con la produzione di robili di legna. Qui famo anche un altro castello. Perché continuo a far castelli? Perché ho bisogno di produrre tanti ninja. Ho bisogno che la produzione di ninja sia veloce, sia fast. Non posso permettermi di aspettare 2 ore per fare
dei ninja. Qua ora io volevo attaccarlo, ne sono passati 15 minuti. Già ora 15 minuti che voi siete messi così, non è male, sono già un bel po' di ninja. Ora cosa faccio? Perché ho aspettato? Ho aspettato perché ho visto che mi mancava molto poco per il potenziamento dei fantocci. Così ora faccio i fantocci, li alleno al volo. E poi l'attacco. Qua abbiamo ben 6 castelli. Quindi una produzione abbastanza buona di ninja. Controlliamo se c'è qualche contadino che non sta facendo niente. Fate anche questo potenziamento V che vi permette di allenare di più i ninja. Ok, ora gli facciamo un primo attacco. Vedete quanto sono OP i ninja? Cioè, ok, io a questo punto vedete, io qui potevo già chiudere la partita. 17 minuti, chiudevo la partita, ho 50 ninja allenati con l'accademia, ho 6 castelli. 6 castelli, ma ne posso fare benissimo altri 2, per quante risorse ho, li faccio. Cioè, io a 17 minuti ho un esercito che veramente spacca i culi. Ok? Quindi questa strategia è devastante. Qui non ho manco finito di fare i potenziamenti. Questa strategia è veramente devastante. Io cioè, ve la consiglio? No, non ve la consiglio online perché è troppo sbilanciata. Infatti li banno proprio. Ora voglio farvi vedere se mai un attacco in più gli faccio fare qualche soldato. E niente, cioè sono troppo forti. Con un esercito di questo genere qui sarebbe stato difficile difendersi con qualsiasi popolazione. Ora gli lascio un po' di tempo perché appunto voglio farvi vedere una battaglia. Vedete, con il potenziamento che ho fatto prima sull'accademia, quello che vi dicevo, quello con una mano sola sostanzialmente, permette di fare i soldati anche sopra il livello 4. Qui continuiamo a produrre l'oro, quindi io ora ho il controllo, ho un buon esercito, non sono passati neanche 20 minuti. Ho il pieno controllo della mappa. Ciò significa che posso mandare chi mi pare a fare l'oro dove mi pare. Posso, non lo so, ammazzargli per esempio questi che sta farmando. Posso fare un po' quello che mi pare perché il controllo ce l'ho io. Sono messo meglio dell'avversario. La potevo già finire anche il game. Però appunto vi dicevo, mandate a produrli anche lontano perché tanto poi non avrete bisogno di niente, cioè, non dovete aver paura. Gli uomini per difendere ce l'avete poi. Se non avessi mandato tutti i miei contadini a fare l'oro, a quest'ora stavo sotto d'oro e non potevo fare tutti questi ninja. Una cosa che può essere buona con questa strategia è, non lo so, fare qualche caserma,
qualche arciere può far comodo. Facciamo anche qualche potenziamento qui al volo. Vediamo se c'è qualcuno qua. Ok, loro che non stavano lavorando. Ottimo. Qua continua a far fantocci. Qui, eccola qua. Questa è un'abilità del ninja. Questa abilità qui non c'è scritto quanto fa di danno, però significa che il primo attacco, dopo un tot di tempo, che fa leva di più. Sostanzialmente leva molto di più. Ed è devastante. Qua, come dicevo, mettiamo a fare qualche arciere. Aumenta la velocità di apprendimento, lo facciamo. E loro sono già a livello 8 addirittura, cazzo. Ok, qua quando vedete che sta finendo il legno, prendete un altro contadino, tac, gli fate fare un po' di segheria e poi mandate tutto il resto a lavorare. Allora, buoni, 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 state buoni di voi. Prendo questi tre. E faccio altri tre castelli, addirittura potrei farne anche quattro. Per aumentare ancora di più la mia produzione di ninja. Perché più veloce sono a produrli, più forte sono, semplicemente. Ora lo vado anche per attaccare. Aspettiamo un momento che finisco di allenare questi ninja qui e facciamo un bel attacchino. Lui penso ci abbia sui boh, 120 uomini, qualcosa così. Forse di più. Sì, probabilmente di più. Boh, mi ha chiesto di aspettare, mi sento buono. Aspettiamo un altro pochetto, dai. Ma niente, dai. Famo questi due potenziamenti qua che, boh, almeno mai faccio qualche acciaio al cavallo, potrebbero far comodo. Facciamo anche qualche soldato e qualche fantoccio qui.
Questo il tempio per ora non ci serve. Facciamo il potenziamento sugli arcieri e le segherie che me ne ero scordato. Ok, prendiamo questi contadini e li mettiamo a fare l'altra legna laggiù. Facciamo anche qualche altro fantoccio. Qui poi in più, non lo so, potete fare qualche taverna, se avete un po' di cibo almeno potete chiamare dei soldati al volo. Qui che sono un po' livello 2, livello così, facciamo questo potenziamento qui, che mi permette di creare poi gli arcieri a cavallo. Io attacco perché poi non voglio neanche che il video diventi troppo lungo e noioso. Andiamo ad attaccare. Vediamo, ora io qui gli ho dato proprio tutto il tempo che aveva bisogno di farsi un esercito e vediamo un po' come finisce. Guardate qua, ninja allenati, signori, contro gli europei. Non mi stanno neanche attaccando. Cioè, mi stanno attaccando poco. Sa che hanno migliorato anche la definizione. Ottimo. E niente ragazzi, questa era la strategia con i ninja, con gli asiatici. Penso sia proprio la miglior strategia che potete giocare con gli asiatici, anche se sono veramente sbilanciati tantissimo. Come vi ho detto, sono sbilanciati tantissimo. Io se devo giocare online seriamente non li uso perché sarebbe come dire. Cioè, come vincere? Sicuramente, cioè, è brutto giocare con le unità sbilanciate, non mi piace. Quindi vi consiglio semmai di usarla per divertirvi, per giocare semmai con gli amici o così. Però se volete fare una partita più competitiva, non giocateli perché non hanno molto senso. Come avete potuto vedere, dopo 15 minuti potevo devastare l'avversario, ma po come potevo devastare lui, ma anche un'altra persona. Troppo, troppo forti. Dai, spero che questo gameplay vi sia piaciuto. Se è così, lasciate un bel mi piace, un commento e soprattutto iscrivetevi al canale. Bella.